Incidente davvero impressionante alla Renault di Kevin Magnussen. Al sesto giro del Gran Premio del Belgio, il pilota di nazionalità danese sarebbe andato in testa a coda all'uscita della celebre Eau Rouge, andando a sbattere direttamente in modo violento contro le barriere. La monoposto sarebbe stata completamente distrutta, ma Magnussen, illeso, sarebbe uscito con le sue gambe dall'abitacolo. Sarebbe entrato in pista subito la safety car e la gara sarebbe stata neutralizzata. La Ferrari di Vettel intanto è risalita alla undicesima posizione. Dunque, uno schianto in piena regola, come si legge nel web, non ha provocato danni alla persona, non è morto per fortuna, ma la vettura ovviamente non è rimasta illesa. Invece il personaggio che all'interno della città c'era, quindi sto parlando di Kevin Magnussen, è riuscito miracolosamente a salvarsi. Bene, complimenti dunque a lui, iscrivetevi se volete, commentate, vi do un caro saluto.